Sì, lo chiediamo, lo dobbiamo chiedere per forza perché le due bombe d'acqua che sono riversate sulla nostra città hanno procurato danni ingentissimi, danni soprattutto alle sedi stradali, cioè al manto delle nostre strade, danni provocati da molti dilavamenti e da alcune frane, e alcune strade di proprietà di ANAS ad esempio hanno visto crollare le paratie che reggono un ponte di attraversamento, quindi ci sono diversi danni, li stiamo stimando, abbiamo avuto alcuni allagamenti, stiamo ancora facendo ovviamente la conta anche dei danni procurati al sistema idrico e fognario che ovviamente sono di competenza dell'ACA ma sono sul nostro territorio, quindi oggi noi abbiamo contezza dei luoghi dove sono stati già registrati danni. Chiederò alla Regione, lo sto facendo in queste ore, lo stato di calamità naturale perché sia riconosciuto al Comune di Chieti un finanziamento straordinario sul fondo della protezione civile per ripristinare i manti stradali. Inoltre chiederò che venga aperto un canale di finanziamento per risarcire i privati che hanno subito danni da questo eccezionale evento meteorologico. Quindi abbiamo insomma in campo alcune attività di carattere amministrativo, di carattere ricognitorio. La speranza è che non si ripeta quello che è successo nel 2017. Noi siamo ancora in attesa di ricevere i finanziamenti per il recupero delle somme spese per affrontare i danni dal maltempo nel 2017, così come abbiamo avuto a singhiozzi il risarcimento dell'alluvione del 2015. Quindi la nostra speranza è che la Regione questa volta sia un po' più veloce e ci dia subito riscontro alle richieste che faremo.